Eccoci in diretta qui dal Comitato della Croce Rossa Italiana nella città di Corigliano Rossano. In questa sessione dedicata alle forze dell'ordine è voluta dal Comitato Showdown. Parleremo di questo in questo appuntamento rigorosamente in diretta dalla testata giornalistica Informazione e Comunicazione, anche dai blog Corigliano Rossano, Sibarinet.it e dalla radio Radio Calabria. In diretta, eventualmente potete anche fare delle osservazioni, dei commenti, interagendo con noi in questo appuntamento voluto dal Movimento Showdown, no? Un movimento civico che ha avviato questa azione di volontariato in un momento difficile, diciamo, per i tamponi gratuiti. È un'azione impostata e incentrata sul volontariato, quindi è un momento anche importante, non solo sul fronte tamponi. Tra l'altro ci sono delle notizie importanti che ci dirà la Presidente del Movimento Showdown, l'Avvocato Caterina Celestino, che è già qui con noi. Intanto grazie di averci ospitato in questo momento importante. Avvocato, buongiorno. Buongiorno, grazie a Informazione e Comunicazione e al direttore Matteo Lauria per la sensibilità, insomma, e l'intervento. Oggi per noi è una giornata importante perché verranno sottoposti a tampone tutte le forze dell'ordine del territorio dell'Alto Ionio Cosentino. È un'opera che abbiamo ritenuto, insomma, essere importante, condiviso infatti questo nostro pensiero dalle stesse forze dell'ordine. I numeri: fino ad ora abbiamo effettuato 440 tamponi e su questi sono risultati 33 positivi. Nella giornata odierna il Ministero della Salute ha dichiarato i tamponi rapidi paragonabili, ora senza voler entrare nel tecnicismo che non mi compete, a quelli appunto molecolari. Ciò vuol dire che trovare un positivo significa tutelare non solo il positivo stesso per il movimento, ma anche tutti coloro i quali sono vicini a lui, quindi una barriera di protezione appunto e di tracciamento che in questo periodo sul nostro territorio, che comincia ad avere numeri piuttosto seri ed elevati, insomma, abbiamo ritenuto essere importante. Ecco, questa era la parte introduttiva, relativamente anche a questa equiparazione tra i molecolari e i test rapidi. Su questo poi parleremo anche con una dei componenti del comitato, una biologa, la dottoressa Assunta Gallo, biologa biochimica clinica, che è la dottoressa che per l'appunto processa i tamponi, no? All'interno anche del comitato. È in questo momento difficile, come diciamo in apertura, anche perché non è stato facile in questo periodo, sia nella prima fase che nella seconda fase, poter accedere all'istituto dei tamponi. Il pubblico non regge, il privato costicchia, no? E voi vi siete, no, posti in una situazione intermedia. Non siamo nati, sì, effettivamente la situazione è stata difficile, ancora oggi lo è, ma non solo sul territorio calabrese, ma in realtà sul territorio nazionale, soprattutto nella prima fase. In realtà il movimento Showdown nasce non solo per un'opera appunto di tamponi sul territorio, eccetera, è un movimento apartitico che ha come finalità e scopo quello di essere proprio al servizio del cittadino, quindi della gente, in modo tale da cercheremo di sopperire nel migliore dei modi a quelle che sono delle difficoltà in questo drammatico momento. Tra l'altro voglio dire, con grande anche ottimismo e con un approccio assolutamente positivo e non critico, perché siamo consapevoli che per tutti adesso il momento è difficile, quindi nasce proprio con la volontà di fare in senso positivo e propositivo. Torniamo da qui a poco sul Presidente Celestino, intanto magari facciamo una zoomata, no? Non individuando i soggetti, ovviamente, su quello che è l'epilogo, in diretta, rigorosamente in diretta dal centro di protezione della Croce Rossa Italiana. Allora, dovrebbe essere con noi la dottoressa Maria Francesca Durante, dirigente medico SPOC. Dottoressa, buongiorno. Come stanno andando i lavori? Bene, bene. Stamattina stiamo controllando le forze dell'ordine e le cose vanno molto bene, per fortuna, per noi e per loro, quindi siamo tutelati nel nostro territorio. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, anche se diciamo poi magari non so se avremo modo e tempo da qui a poco di chiarire alcuni punti, giusto per l'uditorio, no? La differenza tra un tampone molecolare e un test rapido.
Il test rapido è un test antigenico e c'ha il vantaggio di avere una risposta immediata. Ad oggi abbiamo avuto la conferma che Speranza l'ha convalidato come test valido e anche la nostra ASP ha comprato 25.000 tamponi rapidi che sono nei pronto soccorsi, quindi possono utilizzarli. Il tampone molecolare è un tampone che amplifica anche l'informazione, la presenza del virus e quindi anche di frammenti virali, è un tampone più preciso, è il gold standard, però ha dei costi più elevati e quindi si riserva a dei casi più sensibili. Sento da questa esperienza che è un'esperienza di volontariato, no, dottoressa Durante, per lei, per i medici che con atto di alta nobiltà comportamentale per condotta prestano attività anche in un periodo magari domenicale, festivo. In questa esperienza di cosa vi siete accorti? Avete in qualche misura finora processato, mi pare, 440, escluso questo appuntamento di questa mattina. Ecco, quali sono i dati che emergono? Allora, all'inizio noi siamo rimasti intorno al 5% di positivi che abbiamo riscontrato e le persone erano quindi al di sotto della media nazionale. Invece domenica scorsa, subito dopo le festività, si sono iscritti e sono venuti a controllarsi le persone che avevano il dubbio e la media è notevolmente salita, era 12,8%. Oggi, fino adesso, i dati che ci hanno dato le biologhe, pare che è solo un caso, per cui voglio dire siamo sotto della norma, ma è anche un gruppo selezionato di persone che stiamo testando oggi. Dei 33 risultati positivi al test rapido, poi hanno avuto anche conferma dal test molecolare? Tutti quanti hanno avuto conferma di positività al test molecolare, sì. Per cui questo test di fatti è attendibile. Ecco la notizia di oggi di Speranza. In linea con la convalida, diciamo. Grazie, grazie e buon lavoro. Procediamo con la... Non vorrei fare una gaffa in diretta, dottoressa Assunta Gallo? Biologa, biochimica clinica, processa proprio lei i tamponi. Parlavamo con la sua collega, dottoressa, delle differenze tra un test rapido e un tampone molecolare. Oggi c'è stata questa equiparazione, questa convalida. Abbiamo anche detto che dei 33 finora in questa esperienza del Comitato Showdown, tutti e 33 hanno avuto poi successivamente una conferma molecolare. Da questo punto di vista quindi decade quella problematica che ruota attorno all'attendibilità o meno del test rapido. Allora, diciamo che la test rapido, nel momento in cui viene equiparata a quello molecolare, permette di avere un'immediatezza nella gestione del soggetto sintomatico oppure asintomatico. Noi abbiamo visto infatti da una serie di monitoraggi in questo mese di screening che abbiamo eseguito che il nostro numero di positivi è andato aumentando in percentuale. Siamo partiti dal 5% per arrivare settimana scorsa ad un 10% di positivi su totali tamponi eseguiti. Questo valore noi l'abbiamo messo a confronto con i dati che giornalmente il dottor Rizzo dell'ASP di Cosenza, del distretto di Rossano Corigliano, ci comunica e anche lui manifesta questo aumento nel territorio di positivi, quindi il tampone antigenico cammina di pari passo con quelli che sono i risultati del tampone molecolare e questo è un vantaggio perché i tempi di esecuzione e il costo del tampone antigenico è molto più accessibile sia alle strutture mediche che in generale alla popolazione stessa. In particolare poi nel nostro lavoro di questo mese di monitoraggio abbiamo riscontrato che un maggior numero di positivi si è abbattuta sull'area di Corigliano rispetto all'area urbana di Rossano. C'è una ragione a suo parere, anche se la domanda mi rendo conto. Un parere un po' soggettivo, individuale. La distribuzione della diffusione tendenzialmente poteva essere di due nature. Innanzitutto a Rossano c'è stato un anticipo di quello che era la seconda ondata. Abbiamo avuto positivi già alla fine di agosto, mentre su Corigliano la situazione si manteneva molto più, diciamo così, bassa. Il picco noi l'abbiamo avuto successivamente perché comunque l'andamento di una patologia virale segue il corso degli eventi. Corigliano sicuramente è una zona dove c'è un aumento circolazione agricola
e da ottobre a novembre la circolazione agricola nel nostro territorio è ampiamente diffusa. Abbiamo poi fatto una correlazione fra i dati che il dottor Rizzo ha comunicato nel periodo di riferimento 8 di marzo, 8 di dicembre, con i dati che noi abbiamo ottenuto in questo mese di riferimento. E questi dati cosa hanno dimostrato? Che nell'ultimo mese, a differenza di quello che è successo nelle ondate precedenti, abbiamo un picco per quanto riguarda la classe di età dei ventenni, mentre una riduzione sia per i cinquantenni che degli over 60, probabilmente dovuto al fatto che in questo momento sono quelli un po' più tutelati in casa. E in particolare abbiamo osservato che per i bambini, che in questo momento è la fascia di età 0-19, il paragone con quello che è successo sei mesi fa, quindi dall'8 marzo all'8 dicembre, in questo mese i bambini non hanno subito cambiamento di positività. Anche qui da noi abbiamo avuto i bambini che rappresentano il 12% dei positivi, ma non abbiamo mai trovato bambini con età inferiore ai 12 anni, quindi sono tutti bambini adolescenti che probabilmente escono anche un po' di più rispetto a chi frequenta le elementari. Grazie, grazie dottoressa. Chiudiamo con il presidente Celestino, presidente del movimento Showdown. Oggi, dicevamo, è la sessione destinata alle forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, no? Sono soggetti che sono sempre in prima linea, anche quando siamo in epoca zona rossa. E anche queste sono delle ragioni, oppure diciamo ci sono state anche altre valutazioni per destinare una intera sessione alle forze dell'ordine? No, la motivazione nasce da un dato: in questo periodo, soprattutto il periodo appunto delle feste natalizie, tutte le forze dell'ordine sono state appunto impegnate maggiormente sui controlli proprio sul nostro territorio, nei controlli. E dunque abbiamo pensato di appunto tutelare loro e tutelare anche tutti noi, perché continueranno a svolgere la loro attività. Quindi sicuramente è un servizio che è stato gradito particolarmente da tutti loro e si è visto anche dalla risposta che hanno dato, insomma. Oggi non so bene precisamente ancora i numeri, sono purtroppo risultati alcuni già positivi, però sui numeri ufficiali poi ci riserviamo di comunicarveli, insomma. Senta, un'ultima battuta perché è importante. Questa è un'iniziativa, ribadiamo, di sensibilizzazione, di informazione, ma di volontariato, di sostegno alle fasce deboli, da un lato, ma si interviene anche su quei cittadini che magari fanno fatica ad accedere nella pubblica amministrazione e che magari hanno avuto contatti con i famosi sospetti, diciamo. Esattamente, il Movimento Showdown ha finalizzato la campagna dei tamponi proprio per le persone in difficoltà, due tipi di difficoltà: una difficoltà di tipo appunto economico, quindi di avere proprio accesso a tamponi a pagamento, e poi anche rivolto nei confronti delle persone che si sono trovate in particolari situazioni di emergenza, perché magari appunto sono state a contatto con un positivo e in emergenza, per poter tutelare i prossimi congiunti, appunto hanno richiesto di essere tamponati. E noi, con la compatibilità chiaramente di tutti i medici che con grande lavorano tutta la settimana, quindi la domenica stanno dedicando il loro tempo proprio sotto la forma del puro volontariato a tamponare appunto le persone che ne hanno bisogno. Io ricordo mille tamponi, il territorio è vasto, Alto Basso Ione, Corigliano Rossano, è un'iniziativa dove vi autofinanziate, se ho capito bene, diciamo, no? Lo step successivo? Allora, noi ci siamo autofinanziati chiaramente all'inizio, poi abbiamo già dei sostenitori. Voglio ricordare in particolare, ecco, la vicinanza del Vescovo di Rossano, che ha inteso appunto sostenere il movimento. Per noi è stato un ampio margine di respiro per appunto l'acquisto non solo dei tamponi, ma anche di tutti i presidi che ovviamente vengono utilizzati, come potete vedere, che seguiamo in collaborazione della Croce Rossa Italiana, quindi seguiamo tutto il protocollo per garantire chiaramente la tutela sia di chi effettua i tamponi e sia anche di chi sul soggetto al quale viene effettuato, perché ovviamente magari è negativo, dobbiamo stare attenti, insomma, dobbiamo creare problemi. Fino ad ora sono spese, insomma, di un certo tipo, riusciamo a sostenerle, anzi colgo l'occasione per sensibilizzare anche il territorio. Chi volesse può appunto spontaneamente sostenere il movimento. Grazie, grazie per averci accolto, complimenti per questa iniziativa. La testata giornalistica Informazione e Comunicazione
sostiene queste iniziative che sono di supporto, di sensibilizzazione in un momento difficile, come dicevo, per tutti. Dalla Croce Rossa Italiana, della sede di Corigliano Rossano, è tutto, alla prossima, buona giornata.